Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, ma soprattutto benvenuti in questo nuovo video che sarà un video molto particolare perché ho intenzione di introdurre con esso un piccolo format che riguarderà le reaction ai video di magia. E non è che stamani mi sia svegliato male con questa malsana idea in mente, solo che appunto leggendo un po' su internet ho letto che Shin Lim ha vinto l'ultima edizione di America's Got Talent e per celebrare questo grandissimo successo, sia da parte, cioè grandissimo successo sia per lui sia per il mondo della magia, appunto, ho deciso di portare questo nuovo video. Come vedete, ho già preparato il video dell'ultima performance che gli è valsa poi la vittoria finale qua su YouTube. E niente, cioè, sono emozionato già prima di vederlo, cavolo. Come vedete, like preventivo ci sta sempre. Premetto cosa importante, che non fingerò di stupirmi per cose che magari capisco, quindi cercherò di commentarvi un pochettino e di accompagnarvi attraverso questi 4 minuti e 36 di pura magia, quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con l'esibizione. Andiamo a schermo intero. Bellissima l'ambientazione, poi cioè lui che suona il piano non me l'aspettavo, anche se sapevo che lo suonava, se non sbaglio, prima di far magia, intendo. I was 19 when I first developed carpal tunnel in both of my wrists. Eventually, I had to quit playing the piano and take what used to be a hobby Wow. a little bit more seriously. Stiamo bene, dice che praticamente ha smesso di suonare il piano e la magia è diventata è passata da And essere before un I hobby a knew qualcosa it, di più serio. a new passion had ignited. Oh. Raga, scusate, cioè anch'io con la mano do fuoco agli oggetti come fa lui, non è che perché Shin Lim sa fa solo lui. No, fantastico, a parte gli scherzi. Just like that. Fantastico. C'è un mazzo di carte addirittura. Ok, Hey Tara, see those dice over there? Can you grab onto it? ci Roll it. sono due dadi. Ok, What tira do i you see? dadi. E Nine. Can you show it to the camera? viene fuori 9. Ok, Yeah. Are you 5, can hold on 4, to them? 9. You said nine, right? Mm. Watch the deck. No. No, dai, raga. And only the nines remain. Allora, raga, già questo è assurdo, perché so più o meno come fa. Però, andiamo avanti. Now out of those nine. Cioè, ora gli Out of chiede those nines, quale which di ones do quei you want? 9. Ok, qualcosa ho visto I want adesso. the nine of hearts. Nine of hearts. 9 di cuori, sceglie. Cosa? Come? No, questo lo rimetto indietro un secondo, perché io pensavo di aver capito. Però. Wow. Devastante. Devastante. Ok, questo sì, ci sta. Sì. Wow. Assurdo. Sblang! 2-9 giganti. C'è una previsione. Ok. Sarà un 9 di cuori. Beh, 6 di cuori. Guardiamo.
Ah, ok. Forse ho capito cosa va a fare. Vediamo un po'. Sì. Oh, ho stoppato con lui con l'occhiolino, fantastico. Vi volevo dire che, cioè, questa cosa qua, ok, ci sta ed è una cosa bellissima che c'è da fare proprio anche in live. Come al solito lui esce in game e basta, cioè, lo può fare. Altri 9 di cuori. Che stile, raga, che stile che c'ha. Cosa fa? Ma cosa? Raga, cosa sto vedendo? Grandissimo. Can I just say Raga, something? che Thank you. stile, raga. Che stile, raga. Cioè, proprio. Cioè, è pazzesco. Pazzesco, non so come neanche come commentare, come chiudere questo video perché, cioè, fate un secondo rivedere questo, scusate. Cioè, guardate, ci sono i 9 ora. È una cosa folle, raga, perché se non li facesse vedere prima i 9 ci starebbe, ma li fa vedere. Cioè i 9 di semi diversi, intendo. Assurdo. Veramente, veramente assurdo. E poi quest'ultima parte della previsione del 9 dei cuori. Questa, raga, questa previsione qua, cioè, è fantastica. Davvero, davvero fenomenale. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un like, ma anche di scrivermi, magari, nei commenti oppure su Instagram quale reaction vorreste vedere in uno dei prossimi video, oppure appunto linkatemi direttamente il video in questione. Ciao belli!